è una volta di più il cuore delle missioni spaziali del futuro. Questa volta, negli stabilimenti di Thales Alenia Space, prende vita la prima stazione spaziale commerciale della storia. Commissionata da Axiom Space, società privata con sede a Houston, la stazione destinata a viaggiare nell'orbita bassa terrestre sarà per qualche anno una costola dell'attuale Stazione Spaziale Internazionale, da cui un giorno si distaccherà per navigare in solitaria. Tecnologie nuove, obiettivi diversi, molto comfort, ma soprattutto un cambio di mentalità rispetto al tradizionale laboratorio in orbita dal 1998. Ci siamo fatti spiegare le caratteristiche dell'Axiom Space Station da Roberto Provera, ingegnere di Thales Alenia Space, responsabile del progetto Axiom per l'azienda nata dalla joint venture tra Thales e Leonardo. Il target di questa stazione spaziale fondamentalmente è fatto da due tipologie. Una è la persona, ovviamente benestante in questo momento, perché i costi sono notevoli, che vuole farsi un'esperienza vita nello spazio, quindi la persona comune non addestrata, principalmente come astronauta, che può permettersi una vacanza nello spazio, ma anche i cosiddetti astronauti governativi dei paesi emergenti che non hanno un programma spaziale. Per esempio, nel programma Stazione Spaziale Internazionale gli Emirati Arabi non ci sono, c'è. La Corea non c'è, il Sudafrica non c'è, e ne possiamo mettere altri, no? Ci sono paesi, proprio come, per fare un esempio, come gli Emirati Arabi, che sono molto interessati per questioni anche di education, di outreach, a far volare i propri astronauti. Non avendo un programma spaziale, non avendo un'infrastruttura a disposizione, per forza si devono affidare ad accordi bilaterali con la NASA e con l'Europa per avere la possibilità di accedere alla stazione spaziale con un astronauta, oppure avere accordi con una stazione spaziale privata, commerciale, per far volare i propri astronauti. E questo è un mercato che non è secondario, anzi probabilmente sarà il mercato più interessante per questo tipo di stazioni spaziali. Non solo, la stazione spaziale commerciale sarà anche una valida alternativa per il mantenimento del corpo astronauti in attività quando la stazione spaziale attuale andrà in pensione, una base di esercizio per quando la meta sarà la Luna. A bordo, gli inquilini dell'Axiom Space Station, che siano astronauti o turisti spaziali, troveranno sia migliorie tecniche nate dall'esperienza degli ultimi 30 anni, sia un ambiente molto più confortevole di quello che siamo abituati a vedere nelle missioni spaziali attuali. Niente più spazi stretti e scomodi, insomma. Basti pensare che a progettare gli interni è Philippe Starck, celebre architetto francese. Un assaggio del nuovo corso, anche estetico, dello spazio è arrivato proprio di recente, quando la compagnia SpaceX di Elon Musk ha inviato per la prima volta sull'attuale stazione spaziale due astronauti della NASA con un Falcon 9, comodamente seduti nella capsula Crew Dragon come in una biposto sportiva. Cambia un po' il target di utilizzo, se vuole. Stiamo passando da uno stadio di veramente di pionieristico, dove abbiamo imparato con la stazione spaziale a vivere nello spazio, ad un uso più, vorrei dire, quotidiano, non rende bene l'idea perché non è quotidiano, comunque ad un uso più normale dello spazio, che è un po' quello a cui si tende anche con la space economy per quello che riguarda i voli umani, l'esplorazione dello spazio, cercare di rendere più normale, anche se normale non lo sarà mai, più normale l'accesso allo spazio e l'utilizzazione dello spazio. Cambia un po' la filosofia e il paradigma, e questo si porta dietro diverse applicazioni, diverse architetture e diversi tipi di sperimentazione in orbita.
non la voglio mettere sulla filosofia, ma cambia proprio un po' il paradigma con cui andiamo ad utilizzare lo spazio. Un paradigma nuovo, dunque, che spinge un passo più in là l'esplorazione umana dello spazio e lo fa molto velocemente. La stazione spaziale commerciale dovrebbe essere operativa dal 2024. Se 5 anni fa ci avessero detto che si sarebbe materializzata una stazione spaziale internazionale, una stazione spaziale commerciale, avremmo detto probabilmente, beh, questo è proprio un bel sogno, ma non so mica se in 5 anni si fa. E invece le cose stanno andando molto molto veloci e secondo me la questione del sfruttamento commerciale dello spazio, anche del volo umano, nei prossimi anni ci porterà a tante sorprese, a tante belle sorprese.